pensarlo, Draghi sia decisamente più Ecco, all'altezza Renzi, di Giuseppe Conte Conte, per gestire il paese, così come intervista Figliuolo è diretta più in bravo di Arcuri, la Cartabia è più brava di Bonafede, TG2, Cingolani è più bravo di Costa, Posto. eccetera. Quanto a loro, non so se il patto della spigola, il patto del carciofo. Qualche settimana fa Grillo diceva che Conte non aveva capacità politica e leadership. L'altro gli diceva: Appunto, sei padre il padrone. patto Oggi del si sono, si è carciofo scoppiata la che ha pace. detto Io sono sempre Renzi, per la pace. Nel mio libro racconto non delle opinioni, fortissimo. delle sensazioni, delle simpatie, ma dei fatti. Cioè io metto in fila quello che è successo e spiego perché in questa vicenda del cambio tra Conte e Draghi, Questi l'atteggiamento che comunque ha si sono avuto detti di il tutti i Palazzo colori, Chigi, adesso anche hanno fatto dell'amministrazione Rocco pace. Casalino, Voglio secondo dire, ha me non ha prescindere fatto da bene Renzi. all'Italia, però siamo tutti contenti. Se Conte e Grillo vanno d'amore e d'accordo, bene, a me l'importante è che il Renzi paese lo rimane governi sempre il Draghi. migliore, il più Altra notizia del sicuro, giorno, il riporto più subito a New York dal esperto, nostro corrispondente Claudio Pagliara, perché vogliamo anche il più sapere che cosa succede a statista. Ecco, Cuba dopo le manifestazioni che ci sono state nei giorni scorsi. In questo momento stanno arrivando le anche prime la recensioni, Claudio. situazione a Cuba, vedete che Ebbene sì, c'è concedono stato sicuramente perché un crack nel regime. Per la il prima popolo volta è da cubano presidente, del veramente si fa paese ha sentire. ammesso che non è Niente a tutta che colpa degli vedere col Stati Uniti, popolo come aveva detto italiano. finora, ma anche del governo cubano e delle sue politiche economiche, il grande malcontento che si è espresso con manifestazioni di Cuba è portata triste, storica lo scorso fine eh? settimana. Bambini Quali senza concessioni davvero medicine, piccole per ora, gente sostanzialmente i buttata a terra cubani che negli rientrano da viaggi ospedali, all'estero potranno portare generi ancora alimentari e molto medicine che Covid. scarseggiano nel paese senza dover pagare all'ingresso i dazi? Poca cosa, dicono tutti gli Beh, osservatori. certo, Risponde a questa l'embargo. mini svolta del governo cubano la Comunque è un portavoce popolo del che presidente soffre, ma Biden proprio pochi istanti fa tutto dice: la Venezuela Italia, sta il peggio comunismo ha addirittura e fallito, il nessuno ne popolo parla. cubano merita la Comunque libertà io volevo d'acqua e fare una il linea di video per studio. sentire Grazie Claudio. Renzi. Allora, Gianni Riotta, non so se l'ha letto, ha scritto un editoriale sulla Repubblica dal titolo Aprire gli occhi su Cuba, in cui invita praticamente la sinistra a Sentiamo fare che ammenda. dice. Qual è la sua opinione su quello che sta succedendo e quali sono le colpe della sinistra? Penso che la frase della portavoce di Biden sia la frase più chiara e semplice. Il comunismo ha fallito, punto. Il comunismo ha fallito, la La portavoce libertà di economica e di Biden è di democrazia Tobago si impone a Trinidad. Cuba. Quella che ci ha detto il nostro corrispondente dagli Stati Uniti non è che la prima, non è che l'inizio. Lei vedrà che nelle prossime ore accadranno cose ben più grandi in termini di concessione. Io ho avuto personalmente un grande onore, sono stato il primo presidente del Consiglio italiano a andare in visita a L'Avana. Era, mi pare, il 2015-2016, adesso non Ma ricordo. infatti poteva Andai lì rimanere d'accordo Premier, con era molto Obama perché meglio. Obama aveva fatto una scelta Ma strategica qui di siamo aprire in contatti con Italia, i Luca governi Castro, il durano fratello di poco. Fidel, che stava iniziando un processo di cambiamento. Questo processo in questi anni è proseguito troppo Guardate, sa lentamente. tutto, Ora non Cuba è è come un'isola Conte e Di meravigliosa, un sacco di Maio, potenzialità, è un luogo eh? Cioè, questa è fantastico. esperienza Penso che nelle politica. prossime stagioni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, la svolta democratica e liberale che ci sarà permetterà ai Vabbè, comunque cubani penso di non che. soffrire la fame, perché poi alla fine non facciamo discorsi. Qui va sconfitta la povertà, qui va Ecco. sconfitto il